poco a Stella Quattro Zampe. Stella Quattro Zampe, la più importante manifestazione italiana, ma vorrei dire all'altezza delle più importanti europee e mondiali, perché qui questa sera sarà assegnato un premio prestigiosissimo, il collare d'oro Friskies 2000. Al mio fianco, in borghese, si fa per dire, Alessia Fabiani, un'altra delle mie letterine. Come va? Tutto benissimo, grazie. Senti Alessia, hai notato, si parla di cani, c'è un giochino bello che potremmo fare anche a passaparola, cioè trovare le similitudini tra i personaggi famosi e di cani. Non so, Bonolis a chi assomiglia? Ma Bonolis potrebbe essere un chihuahua, benissimo. Come un chihuahua? Un chihuahua Bonolis. Io? Il sottoscritto potrebbe essere un pastore tedesco, perché a me piace tanto. Sarò il tuo commissario Rex. Va bene. Adesso basta scherzare, perché è il momento della seconda gara dei VID, Very Important Dog, e per non fare figuracce al mio fianco voglio un grande esperto, un grande amico del collare d'oro, l'avvocato Paolo Dondina. Eccolo là. Buonasera avvocato, lo trovo in splendida forma. Come va? Bene. Come stanno grazie. Andando le cose finora? Ah, splendidamente. Allora vi ricordo, la classifica già vede delle votazioni realizzate. Passeranno alla gara finale per il collare d'oro solo i primi sei cani classificati, non le prime sei posizioni, i primi sei cani classificati. Se ci saranno degli ex aequo potrebbero essere sette o otto. Ma ricominciamo le votazioni. Are you ready? Con il numero 48. È un Irish Wolfhound. Si chiama Pitlochry Lancelot e viene dall'Italia. È buono, generoso, intelligente, considerata la bontà del carattere, è un eccellente cane da compagnia. Certo che ha bisogno di grandi spazi per sé. Sì, ma questo è nato Irish Wolfhound, in inglese significa cane da lupo, per la caccia al lupo, cioè, questo irlandese. Può, certo. È un cane potentissimo. Prego, amici giudici, votate. Thanks. Vediamo il punteggio. Primo in classifica con 870 punti. È stato superato l'Alaskan Malamute. È una bella competizione. Numero 110 è Lode. È un magnifico bracco italiano. Guardate che bello, guardate che simpatia. Si chiama Giaccherebbe dell'Angelo del Summano. Bello, resistente, serio, intelligente, grande capacità di apprendimento. Sai qualcosa di questo cane? Sì, è un cane di antichissima origine, si sa di lui già dal 1300. Ha detto bene, perché questa qui mi racconta anche quello che vuole lei. No, probabilmente anche più antico. E certamente è stato fissato come razza nel 1300. Bene, vuol dire che mi hai fatto far bella figura, Alessia, grazie. Allora, la giuria ha votato. Vediamo il punteggio per Giaccherebbe del Summano. Terzo in classifica finora con 770 punti. Chiaramente la classifica che vedete ora, amici telespettatori, è aggiornata rispetto ai punteggi di prima e a quelli attuali. Per cui qui si va in finale, qui si va in finale. Qui si va in finale. Numero 125, un bassotto tedesco standard a pelo corto, si chiama Ultra Vom Golf ed arriva dall'Ungheria. Questa ora non vorrei influenzare il giudizio, è una delle mie razze preferite. Lei sa che io ho un bassotto. Certo, un bassotto nero focato come questo. Quindi posso parlarne tranquillamente, posso dirvi che è un animale allegro, furbo, coraggioso, testardo. E non fa mai la pipì in casa. La fa? Sì, ma fa di peggio. Ed è un cane piccolo con un carattere da cane grande, per cui. Prego, votate. Allora, vediamo, avete votato? Vediamo, 770, c'è un ex aequo, terzo in classifica, il mio bassottone. Adesso andiamo al numero 92, un Samoiedo. Qui i bambini si faranno sentire, una specie di batuffolo di neve. Si chiama Albert di casa Cali, viene dall'Italia. Sono cani da traino, giusto? È un cane da slitta, sì, è un cane da traino.
estremamente popolare in Italia e ben allevato in Italia. Certamente. Cosa vuoi dire, scusa? Che alcune tribù siberiane lo considerano come un dio. Ah, lo venerano come un dio, eh sì, perché per loro è importante avere un cane così in accampamento, vuol dire avere aiuto per la slitta, vuol dire... Certo. Votate, please. Grazie. Questo io non me ne intendo, beh, come sa sono solo appassionato ma non intenditore. Mi sembra particolarmente bello ed è sesto in classifica. Per un pelo, se nulla cambia, è in finale. Se nulla cambia, il pubblico fischia un po' perché preferiva forse vederlo più in alto. Il numero 123 è un cane maltese, si chiama Cinecittà Steve McQueen, pensate che nome, e arriva dall'Italia. Uella, è una diva hollywoodiana, altro che Cinecittà. Vivace, affettuoso, docile, lo sapete, di buon apprendimento. Contrariamente al suo nome, è una razza italiana, probabilmente allevata nel Mediterraneo, quindi si è poi attribuito il nome di maltese dall'isola invece di Malta. Invece è una pura razza italiana. È una pura razza italiana. Grazie per averci detto questa curiosità. Per favore votate, amici giudici. Io ogni tanto mi dimentico, ma vote, vote. Thanks a lot. Terzo! Superando gli altri due, perché 790 punti. Questo è un cane da finale, eh? E adesso... un cane molto curioso, il numero 120, è un Basenji, si chiama Zindikas Johnny Congritley. Allora, viene dall'America, miglior Basenji d'America per 4 anni consecutivi, 97, 98, 99, 2000. È un cane africano, perché in Africa... È un cane del Congo, è un cane che ha la particolarità, diceva il mio amico Manlio, di non abbaiare. È l'unica razza al mondo che non abbaia. Avete votato? Sì, i giudici hanno votato. Mi sembra un bel esemplare, può darsi una sorpresa. Quinto è in finale. 760 punti per Johnny Congritley. Il numero 61. Un cane molto diffuso in Italia, Cocker Spaniel americano. Si chiama Truly Yours Regency. Viene dall'Italia. E è un cane di grande verve, come vedete. Sì, e però mi dice... va tenuto bello in moto perché tende anche lui ad ingrassare. Tende ad ingrassare sicuramente, ma questo ha le rotelline, avete visto, quando si muove, e quindi riesce a smaltire. Cosa sai del Cocker Spaniel? È molto coraggioso e vivace. Grazie. Allora, amici giudici, potete esprimere il vostro parere. Questa è la razza di cani più diffusa in America, pensate, è una curiosità in più, una delle più diffuse. Vediamo come si piazza Truly Yours Regency. Quarto in classifica con 780 voti. E visto che siamo d'inverno, posso fare un paragone. Qui è come in discesa libera, avvocato. Certo. Ogni volta che uno si piazza in classifica ne butta fuori un altro, eh? Attenzione, perché altri che avete visto in alto non ci sono più. E adesso il numero 113 è un altro Alaskan Malamute. Si chiama Rider del Viaggio. Arriva dall'Italia, campione europeo 99, ha vinto titoli persino dall'altra parte del mondo, persino a Porto Rico. Sì, è un cane potentissimo, come già è stato descritto, cane da traino pesante, è un cane estremamente equilibrato e diventato molto popolare, come avete sentito dagli applausi in Italia. Hanno votato i nostri giudici, grazie. Vediamo per il numero 113, Rider del Biagio, nono in classifica. È uscito. Come mai i cani che piacciono di più non... Ora lo spieghiamo io e l'avvocato Dondina. Spieghiamo che questi giudici conoscono tutte le caratteristiche di 400 cani. Quindi sono dei computer questi giudici. Quindi in loro realtà giudicano in base ai, a dei delle regole precisi che sono scritte, sono stabilite, che hanno in mente e fanno il confronto tra quello che hanno in mente e quello che vedono. Benissimo. Davanti a loro. Ed ora vediamo ancora una volta se il pubblico è d'accordo con il loro voto, col numero 117, un Bobtail. Si chiama Drovers Roll Those Dice, arriva dalla Svezia, mamma mia, non si capisce dove sia il davanti e dove, perché è pettinato, sì, così. È un cane da gregge inglese, il più popolare razza da gregge, ed è, lasciamolo dire, dai, sentiamo se sai la sua caratteristica qual è.
Ma io non la sapevo, ma vedo che non ha la coda. Non ha la coda, si chiama bobtail proprio per quello. Certo, è anuro in termine scientifico. Bene, i giudici stanno votando per giudicare la bellezza in assoluto secondo gli standard dei bobtail in questo caso. Vediamo. Per Drover's Roll, those dice, quarto in classifica con 780 voti. Numero 21, un Terranova, si chiama Standing Ovation. Proprio come quella che riceve dai bambini, guarda che roba. È uno degli 8 vincitori del KO. È buono, coraggioso, altruista, intelligente, quasi umano. Di lui si dice coraggioso senza ferocia. Possiede tutte le virtù di un uomo senza averne i vizi. Segnatela questa, Prego, votate. È un cane coi piedi palmati, lo sapete. Sì. Quinto, quindi è in finale, Standing Ovation, 770. Un American Staffordshire Terrier, si chiama Main Staffing Zidorf, arriva dall'Italia. Top Dog 1999, campione del mondo del 2000, molto fedele, buono coi bambini, sa difendere, si vede anche dalla struttura, la proprietà. Allora, tanti parenti di questo animale docile e buono, con delle modificazioni genetiche, sono diventati poi cani da combattimento e vengono definiti cani feroci. Ma io vi ricordo ancora una volta, e vorrei il primo piano della mia regia, non esistono cani feroci, esistono uomini feroci. Votate. Uomini cretini anche, possiamo aggiungerlo. Molto cretini. Perché questo ieri ci ho giocato tutto il pomeriggio, più che leccarmi la faccia non ha fatto. Per un pelo in finale, 760 punti, sesto in classifica, grazie. E adesso il numero 111, un terrier nero russo, si chiama Chris, ed essendo russo, questa volta viene dalla Russia. È una razza che si dice sia stata creata da un colonnello del KGB. Beh, però, io leggo che tra le sue caratteristiche c'è il sapersi adattare a tutti i climi. Ma io li trovo più adatti a dove fa freddo, ma non è vero, sì, questa cosa. Ma è un cane che, proprio perché ha delle difese naturali, riesce a resistere anche ai grandi caldi. Potete votare, amici giudici, grazie. La classifica ormai è terminata. Vediamo solo se Chris, col numero 111, entra in finale. Addirittura secondo! Con 820 punti. Allora, avvocato, aiutami a ripetere la classifica dei primi sei classificati. Ora il computer sta conteggiando anche gli ex aequo. Allora, parità, 760 punti tutti questi, poi al quinto posto con 770 altre tre parità. Accidenti, ma che finale. Aspetta. Avremo poi avremo altro due ex aequo al quarto posto, un terzo posto, due secondi posti in ex aequo e solo al primo posto l'Irish Wolfhound Pixelsi Lancelot al numero uno, un nome impronunciabile, chissà se così andrà. Grazie a lei, avvocato, grazie a te, cara, puoi andarti a cambiare anche tu, perché adesso io vorrei guadagnare il centro di questa magnifica. I finalisti, il numero 48 è un Irish Wolfhound, si chiama Pitlortry Lancelot. Prima ho sbagliato anche a dire il nome. Dimmi il numero 111. 111 è un terrier nero russo e si chiama Chris. Il numero 108 è un Alaskan Malamute, si chiama Royal Star del Belgio. Italiano. Giaccherette dell'Angelo del Summano. E questo è facile, puoi dirlo. Il numero 91 è un Terranova. Si chiama Standing Ovation. Il numero
numero 17 è un bobtail, si chiama Drover's Roll Those Dice. Guarda, ti dico subito, rinunciaci a questo, perché il numero 118 è uno American Staffordshire Terrier, si chiama Maine Staffy Zidar. Numero 120 è uno stupendo Basenji. Ah, Basenji lo sai dire. Si chiama Zindica Johnny Comes Gridley. Ed ora il numero 61. Un altro bellissimo concert Spaniel. Cocker Spaniel americano. Truly Your Regency è il nome. Non andate in confusione con questi nomi. Il 123 è facile, eh? Il numero 123 è un maltese. Cinecittà Steve McQueen. Il numero 125 è un bassotto tedesco standard a pelo corto. Si chiama Ultra Fun Golf. Numero 31 è un Sealyham Terrier, si chiama Pago Pago Concept. Grazie cara per avermi dato una mano. Mentre anche l'ultimo finalista raggiunge quella posizione, io vorrei raggiungere questa posizione prestigiosa, quella dei nostri giudici a cui va il nostro applauso, e chiamare tre nostri amici. Ti prego di raggiungermi l'avvocato Paolo Dondina, il barone Piero Renai e il dottor Guido Vandoni. Prego, venite qua. Questo che fa bella mostra qui davanti a noi è un trofeo molto prestigioso, il trofeo Benelli. Ancora una volta vi chiedo di raccontare a tutti gli appassionati chi era Giuseppe Benelli. Beh, Giuseppe Benelli è stato un grande cinofilo che ha segnato, ha dato un'impronta alla cinefilia del dopoguerra, un nostro amico, un caro amico. Beppe Benelli sarebbe felicissimo e sarebbe particolarmente felice quest'anno perché giudice del Best in Show è l'uomo che lo fece giudicare per primo in Australia, Bob Curtis. Grazie per avercelo introdotto, perché now it's up to you. This is your job. Thank you. Let's do it. Thank you very much. Allora, grazie per avermelo introdotto, restate qui con me perché avrò bisogno anche del vostro parere. Intanto racconto in telecronaca diretta quello che sta per fare questo prestigioso signore, il giudice del Best in Show. Bob Curtis sta andando a riesaminare i 12, sono diventati 12, ha visto avvocato? Beh, finalisti. È stata una manna questa edizione, perché era previsto fossero 6. Per gli ex aequo sono diventati 12 cani, evidentemente l'impegno del giudice è maggiore, e direi anche la contentezza di questo uomo che ha impiegato quasi 36 ore di aereo per arrivare in Italia a giudicare questa manifestazione. Certo. È una grossa responsabilità, sono tutti cani di livello mondiale sicuramente. Tant'è vero che con gli ex aequo siamo arrivati a 12, quindi evidentemente c'è una qualità altissima. Siamo pronti ad indicare il primo dei tre finalisti. Attenzione. Questo è il primo, è l'Iris Wolfhound. Pete Lockridge, Lancelot. Venga qua, venga qua. Il secondo. Staffordshire americano e il Basenji. E il Basenji, eccoli. Questo è un momento importante perché sappiamo che tra questi tre, riguardo la perfezione delle loro forme, riguardo lo standard delle loro razze, tra poco meno di 15 minuti noi sapremo a chi verrà assegnato quindi il collare d'oro Friskies 2000. Grazie avvocato, un applauso